Più di 50 quintali di materiali raccolti. È questo il peso della generosità dei pesaresi? È questa la quantità di prodotti destinati al popolo ucraino in fuga dalla guerra, dall'invasione bellica della Russia? Sta arrivando di tutto qui alla Protezione Civile, nella sede di via Lombardia, dove i pesaresi possono portare questi materiali eh, dalle 9 alle 11 di mattina e dalle 17 alle 19 di pomeriggio. Si raccoglie di tutto, si raccoglie. Coglie da merendine, latte, succhi di frutta, tè, legumi, scatolame, e prodotti per l'igiene, dagli assorbenti ai pannolini, alla stessa carta igienica. Tanta generosità accumulata in cinque giorni di raccolta. Ci sono molte donazioni, infatti stiamo riempendo perché ancora siamo, abbiamo qualche problema con le spedizioni, però abbiamo addirittura anche i furgoni pieni, di conseguenza arriva molta gente, c'è molta solidarietà da parte dei Pesaresi. E dunque si può portare il materiale qui alla sede della Protezione Civile. In alternativa per avere informazioni c'è il numero attivato in collaborazione tra Comune di Pesaro e Protezione Civile, lo 0721 387616 SOS Pesaro per l'Ucraina. Ripetiamo, si raccoglie qui il materiale, materiale che al momento è stoccato, non c'è ancora la costruzione di un canale diretto verso l'Ucraina o perlomeno verso il confine, ma si conta di crearlo a breve. Noi facciamo due tipi di assistenza, diciamo così, alla, alla gente che arriva a peso, alle famiglie che si ricongiungono qui con i pesaresi, diamo qualcosa a quello che ci chiedono, in più recuperiamo ri, tutta questa roba per mandare appunto in Ucraina e mi stanno dicendo quelli che stanno organizzando che domani o dopodomani dovrebbe aprire questo canale eh, con l'Ucraina.